Paolo Gazzolo, difesa del suolo e della costa, protezione civile, politiche ambientali. Paola Gazzolo è stata riconfermata in Regione nella squadra del neopresidente Stefano Bonaccini, conquistando, oltre alla delega alla protezione civile, anche quella altrettanto importante all'ambiente. 10 assessori, 5 donne e 5 uomini e un sottosegretario scelti in base alle competenze e alle esperienze amministrative. Così Bonaccini ha presentato oggi alle 14 la nuova giunta della Regione Emilia-Romagna. Una presentazione politica in quanto il decreto di nomina sarà fatto in concomitanza con la prima seduta della nuova Assemblea Legislativa fissata per lunedì 29 dicembre. La Gazzolo è soddisfatta, è stato un riconoscimento al lavoro fatto in questi anni, ha detto. Non solo la riconferma di deleghe a me molto care, ma anche l'aggiunta della delega all'ambiente, quindi credo un carico anche importante, insomma, da portare avanti e delle belle sfide, perché qui ci dovremmo giocare tutti i temi nuovi legati allo zero consumo di suolo, all'economia verde della prevenzione, insomma credo tanto lavoro, un bel connubio difesa suolo e ambiente e una sfida che io giocherò insieme al Presidente, insieme a questa bella squadra che oggi ha annunciato, insieme al Consiglio e un po' anche chiaramente insieme non solo a tutti i sindaci della Regione ma sicuramente anche a quelli della mia terra. Mi interessa moltissimo proseguire con il metodo dell'ascolto e al contempo raccogliere anche l'input e la suggestione che viene dal Presidente costruire risposte non solo efficaci ma anche risposte rapide, quindi coniugare ascolto, dialogo e velocità della risposta non è semplice, ma credo che con un bel gioco di squadra lo potremo fare per tutta la regione. Poi è chiaro, insomma, che io porto nel cuore Piacenza e Piacenza sarà esattamente lì anche costruendo tutte le risposte. Oltre a Paola Gazzolo, la nuova squadra di governo è composta da Andrea Rossi, sottosegretario alla presidenza della Giunta, Elisabetta Gualmini, vicepresidente, Patrizio Bianchi alle politiche europee, sviluppo, scuola e lavoro, Raffaele Donini ai trasporti, Andrea Corsini al turismo, Sergio Venturi alle politiche per la salute, Simona Caselli all'agricoltura, caccia e pesca, Palma Costi per ricostruzione e terremoto, Massimo Mezzetti alla cultura e legalità, Emma Petitti che avrà la delega al bilancio, Bonaccini terrà per sé la delega allo sport. È una squadra scelta in base alle due caratteristiche che mi ero prefissato, e cioè competenze tecniche specifiche e competenze amministrative, ha detto Bonaccini. Ora non rimane che stare a vedere che cosa succederà a livello locale. Se la Gazzolo non dovesse dimettersi da consigliere, la piacentina Katia Tarasconi, prima dei non eletti, non avrebbe la possibilità di entrare in regione.